Tanzio Davarallo è un autore che è noto per dei celeberrimi ritratti, autore della primissima cerchia caravaggesca, noto per i suoi bellissimi ritratti che costellano tutta la carriera, soprattutto i due gentiluomini, la coppia di dama e gentiluomo della Pinacoteca di Brera, ma anche il gentiluomo l'armigero della collezione Kölliker, dipinto alla fine del periodo meridionale, e un ritratto dell'ultimo periodo, un ritratto che non sappiamo fino a che punto è anche un autoritratto. Ma la caratteristica di Tanzio è di spingere fino all'estremo la ricerca di resa anche direi quasi di un verismo insopportabile della persona ritrattata, la sua indagine psicologica che non si arresta di fronte anche al difetto fisico, di fronte alla cicatrice del ritrattato. Soprattutto la cosa interessante, che è anche distintiva sul piano attributivo di questo pittore e che ricorre in altri artisti, ma adesso in lui è particolare, è la descrizione dei particolari anatomici, soprattutto dei particolari delle mani. I particolari delle mani che sono assolutamente singolari, perché vengono colte anche nei disegni preparatori, come già aveva fatto Dürer nella stessa tradizione, come mani che suggeriscono la cosiddetta intenzionalità, la cosiddetta Endlichkeit di Heidegger. C'è addirittura un ritratto nella collezione londinese di Peretti in cui è, che questo non finito, in cui la mano è rappresentata a parte e è stato delineato solo il volto e la mano nel suo atteggiamento convulso e spasmodico di afferrare una lettera. Tutto il resto è rimasto ancora da dipingere. Quindi la focalizzazione assoluta è sulle parti del corpo e del volto che hanno una significazione proposizionale.